Arrivo. Adesso vediamo Gianluca Perini. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Perini, vengo da Roma, il 17° municipio, e sono iscritto dal blog nazionale del 2010, da quello romano del 2011, e sono un avvocato, posso guarire però se... posso migliorare, e sono sposato, ho una figlia di una bambina di 5 mesi e sono felice. Devo dire questo anche perché io appunto oltre ad essere fiero con loro, e penso che qui bisogna ribadirlo di essere del Movimento 5 Stelle, e ho risposto proprio prima di venire qui a una domanda che diceva, cioè, qual è un'esperienza del tuo attivismo che ricordi con piacere. È una bella domanda, perché in quest'anno ci sono stati tantissime esperienze, la partecipazione dei banchetti, insomma, per chi non è abituato ad avere anche un volantino la prima volta può essere qualcosa che imbarazza, ma poi invece è un'esperienza anche quella che è bellissima. E poi ci sono stati i gruppi, la partecipazione, l'incontrare tante persone, confrontarsi con tante persone, però dovendone selezionare qualcuno ho detto, guarda, quando ho cliccato la prima volta, insomma, sono entrato nel Movimento 5 Stelle Roma, ho dato la dimostrazione in pratica di come una persona da un cittadino qualunque può arrivare oggi qui a parlare con voi senza mediazioni, senza che nessuno preveda che questo avvenga ringraziando qualcuno o per intercessione di qualcuno. Questa è la vera differenza, secondo me, su quale dovremmo insistere. Possibile. Tutti noi siamo la dimostrazione che questa cosa è possibile, e guardate che è impensabile per tutto il sistema politico, questa cosa è impensabile. Questa è la vera democrazia, e questo si aggancia anche al fatto che, per esempio, se dovessi, una delle prime cose che secondo me bisogna abbattere, che è stato oggetto anche dei miei studi, diciamo, anche costituzionali, è la partecipazione. La democrazia partecipativa deve essere incrementata, tutto il sistema referendario deve essere rivisto, deve essere appoggiata alle riforme costituzionali, perché la partecipazione dei cittadini, per come adesso è prevista, ha dei grossi limiti. E già a livello regionale si possono fare tantissime cose, quindi il coinvolgimento della cittadinanza e l'informazione, perché la cittadinanza non sa nemmeno alla regione lo spreco che avviene. Sono cose semplici, però se non si riparte da queste cose non si può vedere quello che si è cambiato. Se non parti nell'informare le persone su quello che è il dato su cui lavorerai, non ti potranno riconoscere nulla. Bene, allora, domanda per te. No. Quanti anni hai? Giusto, 38. Allora, parliamo di cultura. Sai che cos'è il Lazio Film Fund? Vabbè, la mia è una domanda. Ma allora, comunque, no, ma la cosa è particolarmente grave, mi auto denuncio, perché tra l'altro mi occupo pure di cinema, di diritti cinematografici, eccetera, anche di un lato artistico, diciamo, documentari. Non sapevo che è particolarmente grave, ma presumo che siccome la regione si occupa anche delle competenze della cultura e dello spettacolo, che sia, diciamo, collegato, però. È un fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo della regione Lazio. Un fondo regionale, dove con quel fondo si possono realizzare dei film della regione Lazio. No, domanda, uno la domanda. Se tu io? Dai. Ragazzi, questa l'hanno scritta sul Tevere, non è una domanda. Quindi. Sul Tevere, dice che buttare nel Tevere perché se non sei capace. Andiamo avanti, un'altra domanda. Sul Tevere. Allora, ciao, la tua candidatura è stata proposta dagli attivisti del tuo meetup per i tuoi meriti dell'attivismo per il movimento, o hai deciso di candidarti di tua volontà pensando di essere la persona giusta? Dobbiamo ancora ribadire il fatto che non esistono autocandidature, e penso che sia comunque un principio ormai accertato nel movimento e riconosciuto da tutti, e evidentemente sono stato proposto dal mio municipio e poi rivotato dal movimento, insomma. Quindi
sotto questo aspetto è ricevibile questa domanda. Altra domanda al volo. Ponendo come presupposto il fatto che venga eletto e proiettandosi al futuro, cosa immagina di fare il primo giorno successivo al termine dell'eventuale secondo mandato? Allora, bisogna appunto vedere se c'è un secondo mandato eventuale, dipende da quello che si è fatto nel primo mandato, io spero sempre meno rispetto a quello che si è fatto. Vuol dire che al termine del secondo, me ne vado a casa, come penso che sia. Ringraziamo Salvatore Lini.